Federico Righini, Global Capital Group. Buon pomeriggio, Federico, e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Volevo capire appunto che cosa ti attendi di questa seduta. Abbiamo visto proprio poco fa i prezzi al consumo di nuovo sopra le attese, però questa volta numeri un po' più moderati rispetto a quelli di ieri. Scusate, i prezzi alla produzione invece rispetto ai dati di ieri, al prezzi al consumo. Sì, anche se appunto vediamo stamattina, diciamo, un recupero degli indici che stanno provando a, diciamo, a stornare le perdite di ieri, che sono state sicuramente molto violente, però appunto, come abbiamo detto in altre occasioni, se guardiamo un po' il ciclo del mercato, ecco, una correzione in questo momento, indipendentemente anche dai valori fondamentali, poteva essere molto preventivabile. Quindi appunto sicuramente sia questi valori che, come si sa, non si scopre ieri che il mercato sta guardando molto all'inflazione e soprattutto sta cercando ogni tipo di segnale per cercare di comprendere se veramente esistono i presupposti che appunto luci dalla Federal Reserve, per cui appunto queste readings possono essere passeggeri o invece rimanere a essere sostenuti per lungo tempo. Quindi sicuramente oggi ci sarà una digestione dell'azione di ieri, si vede appunto un'inversione che è positiva e che mi aspetto possa rimanere tale durante la giornata, anche perché da un punto di vista ciclico più il Nasdaq che l'S&P 500 anche hanno dei insomma, valori di supporto intorno a questi livelli che dovrebbero far scaturire un rimbalzo. Detto questo, per quanto riguarda l'inflazione, sicuramente i dati di ieri abbiamo visto hanno portato un po' di, non dico di panico, però ecco, hanno portato il mercato a un reality check, però ecco, diciamo che non è veramente emerso qualcosa che non ci si poteva aspettare, un dato sicuramente alto, ma che va interpretato sulla base di tutte le distorsioni, del momento, legate alla base, ma non solo. E quindi ecco, la verità, diciamo, circa le preoccupazioni sul ritorno di un'inflazione molto più sostenuta di quella che, diciamo, è stata normalmente accettata negli ultimi anni, è un qualcosa che probabilmente riusciremo a determinare solamente fra qualche mese, quando avremo una base dati più informativa. Siamo ancora all'inizio è quello che sta succedendo in questo momento. Se la spendevano tutti, la vera domanda è: continuerà o meno? La Fed ci dice di no, noi la pensiamo così, poi solamente il mercato e solamente i dati economici lo confermeranno. Assolutamente sì, concordo con te, però ieri abbiamo osservato una cosa molto interessante a mio avviso. All'inizio è partito un selling che riguardava soprattutto il comparto tech, poi però spostandosi verso i ciclici. Come dobbiamo interpretare ecco questo movimento? Perché se guardo il Dow ha perso circa 700 punti e in particolar modo è stato colpito il comparto bancario, che ieri l'intero comparto sull'S&P 500 ha perso circa il 2,5% insieme comunque al comparto energetico che ha registrato dei cali, però naturalmente molto più moderati. Sì, assolutamente. Diciamo che questi timori che normalmente si riflettono principalmente sul comparto azionario hanno coinvolto un po' tutti i settori. Questo è importante perché da un punto di vista appunto tecnico della posizione del mercato significa che un mercato che già si stava correggendo, diciamo, ha visto la partecipazione della correzione un po' di tutti i settori e questo normalmente è il presupposto per diciamo una situazione in cui c'è un volume di esaustimento, un exhaustion che poi porta a un'inversione. Questo ovviamente non deve assolutamente necessariamente essere il caso, però appunto il sell-off che stiamo vedendo in questi giorni sicuramente accade in un momento di vulnerabilità in cui escono dati sull'inflazione che ormai da mesi sono sotto i radar, e quindi diciamo arriva in un momento in cui è anche in qualche modo accompagnato da questo ulteriore rischio di cui ovviamente si percepiscono gli effetti principalmente in questi giorni, ma che è una correzione che però diciamo ha coinvolto un po' tutto il mercato. Questo cosa ci dice? Ci dice che sicuramente la componente inflazione e paura sull'inflazione è un fattore, ma non è l'unico. Io continuo a ripetere che da questi livelli, dal
vista anche la ciclicità del mercato, una correzione del 5-6% è tutto sommato una correzione che rientra assolutamente nella normalità. Quindi la vera domanda è continuerà o meno. Questo infatti lo vedremo nei prossimi giorni. Siamo a un livello, a dei livelli che devono tenere per mantenere intatto questi trend accelerati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Quindi sicuramente c'è da tenere gli occhi aperti. Quindi io mi aspetto un ribalzo da questi livelli sull'azionario, poi ecco, dovremo valutare se questi livelli terranno o meno e ovviamente la direzione potrebbe cambiare o potrebbe subire uno scossone, però in questo momento non c'è niente se non un primo inizio di segnale che appunto fa presagire che questa mossa debba necessariamente avvenire. Ecco, volevo chiederti un parere in particolar modo sul comparto tech. Poi abbiamo visto oggi che l'antitrust ha deciso di sanzionare Google con una multa da oltre 100 milioni di euro, che non è niente per un colosso simile come Google, però non è questo il punto. Volevo capire quali sono le tue soprattutto posizioni, ma anche aspettative per quanto riguarda il comparto tech. Cathie Wood, per esempio, che sappiamo bene, la fondatrice di ARK Innovation ETF, tra l'altro ve lo volevo far vedere, ieri ha chiuso in calo del 4% su base mensile, ha perso circa il 30%, in una settimana quasi il 10%, però lei per esempio continua a sostenere che il tech ha tantissimo margine di crescita ancora. Tu sei d'accordo o meno? Sì, sono assolutamente d'accordo. Poi ovviamente penso che l'orizzonte temporale quando si fanno queste osservazioni sia fondamentale, perché se il ragionamento è da 50 anni, penso che questa cosa qui la possano sostenere un po' tutti. Penso che sia più complesso dire che cosa succederà, come sarà tra un anno. Sicuramente il settore tech in questo momento è soggetto a una maggiore volatilità, perché la sua caratteristica e quindi diciamo, nello stesso modo in cui ha avuto delle performance straordinarie, non ci si può assolutamente diciamo, preoccupare per delle correzioni che rientrano nella sua ciclicità, per quanto ovviamente cioè, i volumi, l'entità delle correzioni sembrano intense, quindi ovviamente è bene analizzarle e guardarle. Però da un punto di vista fondamentale, assolutamente il tech è posizionato molto bene per fare meglio degli altri settori nel futuro, posto che le condizioni a cui siamo abituati in questo momento persistano, ovvero tassi bassi o tassi comunque non a zero ma comunque bassi e diciamo soprattutto anche se diciamo, questi nuovi piani infrastrutturali aiutano i ciclici, aiuteranno anche tecnologici, quindi diciamo che la tecnologia e il tech rimane sicuramente molto ben posizionato, più vulnerabile a breve termine a degli scivoloni. Detto questo, noi riteniamo che ogni diciamo, correzione sostanziale sia in questo momento un'opportunità di acquisto. Ecco, è un altro punto secondo me importante, che abbiamo visto una reazione moderata dei rendimenti USA, soprattutto per quanto concerne il dato dell'inflazione, però invece l'indice del dollaro continua a rallentare, in questo momento cede lo 0,10%, siamo a quota 90,68, quindi continua questo indebolimento del dollaro, e abbiamo anche un euro-dollaro ad 1,20, tra l'altro sta oscillando tra 1,20 e 1,21 nelle ultime giornate, sterlina-dollaro ad 1,40. Quali sono le prospettive a tuo avviso per quanto concerne il dollaro, considerando, ecco, l'ambiente di politica monetaria ultra accomodante che, secondo le parole appunto di Powell e Co., ovvero il suo board, continuerà almeno fino alla fine del 2021? Sì, sono diverse le dinamiche che stanno ovviamente agendo sul dollaro e diciamo che se guardiamo il dollaro nel complesso c'è da ricordarsi che, quindi il dollar index, c'è da ricordarsi che il dollaro è anche un bene rifugio, anzi soprattutto negli ultimi anni è diventato un bene rifugio. Inutile dire che negli ultimi 2 anni, praticamente un anno e mezzo, comunque dalla crisi, dal minimo della crisi, diciamo, il mercato è stato in modalità risk on, cioè i flussi verso l'azionario sono stati altissimi, quindi vedere un dollaro un po' meno performante in un periodo in cui l'economia globale sta di fatto
mettendo in modalità RISC-ON è una cosa abbastanza normale. Se poi si prende in considerazione anche gli straordinari piani di investimento infrastrutturale, stimolo fiscale, eccetera, che stanno pianificando, ormai sono anche parzialmente già avvenuti e il resto prezzati dal mercato, fanno capire che, insomma, sì, diciamo che se questa cosa avesse avuto o fosse destinata ad avere un impatto così determinante, molto l'avremmo già visto. Il dollaro sicuramente si sta deprezzando rispetto ai massimi che aveva raggiunto nell'arco di un anno o due, però se guardiamo i maggiori grafici, guardiamo anche l'euro-dollaro, insomma, il dollaro rimane in un ciclo positivo e in un ciclo che potrebbe assolutamente interrompersi, però che dal nostro punto di vista non è in grave rischio in questo momento. Noi crediamo che il dollaro continuerà a fare bene, intanto che gli Stati Uniti continueranno a dominare di fatto la geopolitica mondiale con tutto ciò che ne comporta. Ricordiamoci che oggi la Banca Centrale Americana, per quanto stampi, non può essere comparata a un'altra banca centrale, perché i dollari di fatto, insomma, l'economia è dollarizzata. Quindi, diciamo, gli effetti di una maggiore liquidità non si, di fatto non si ripercuotono o solamente sul sistema economico americano, vengono assorbiti da tutto il mondo, cosa diversa per altre banche centrali. Quindi ecco, diciamo che gli Stati Uniti continuano ad avere maggior spazio di manovra, è auspicabile che le altre banche centrali, che normalmente nella storia, almeno quella recente, che conosciamo, hanno seguito diciamo, il piano della Banca Centrale Americana, che appunto fondamentalmente le altre economie continuino oppure inizino a dare segnali di stimolo simili, ci sono già state, ma non delle entità di quelle statunitensi, ovviamente questo poi si ripercuote anche sulla parità. Per me è impensabile pensare che l'Europa, ad esempio, poi effettivamente non entri in campo con delle misure straordinarie come hanno fatto gli Stati Uniti. Magari non lo farà così velocemente, ma lo dovrà fare. E in quel momento, ovviamente, l'equilibrio si ristabilirà anche sul fronte valutario. Sì, sicuramente siamo ancora in attesa del recovery fund, diciamo che ecco un po' lenta l'organizzazione europea, sempre a livello europeo, non a livello di, naturalmente, di singoli paesi. Volevo capire, ultimissima domanda, quali sono le preoccupazioni principali dei vostri clienti secondo ciò che state sentendo da loro? È l'inflazione, è il Covid, che cosa è che li disturba? Beh, sicuramente l'inflazione è un problema fondamentale per molti, perché sicuramente è uno su tutti i media, quindi sicuramente crea preoccupazione. Ma perché non ci siamo abituati alle inflazioni o per motivi proprio fondamentali? Perché si dice spesso che le generazioni, insomma, più nuove non si sono proprio abituate all'inflazione perché non sanno che cosa sia l'inflazione effettivamente. Credo che sia assolutamente come dici tu, c'è oltretutto una generazione non solo di consumatori ma anche di addetti al settore che ormai diciamo, non, sempre meno hanno vissuto in un paradigma diverso da quello in cui viviamo noi oggi. Quindi sicuramente l'inflazione è faccio un parallelismo con lo spread di cui si parlava 10 anni fa. Lo stesso problema con gli stesso tipo di spread oggi non causano le stesse non causano gli stessi sentimenti. Come mai se la situazione è la stessa? Molto spesso è la comunicazione. Quindi sicuramente sono dei fattori da osservare, però come dici tu, sicuramente il modo in cui vengono enfatizzati molto spesso porta a diciamo, un'interpretazione che non è necessariamente la più giusta. In ogni caso, per tornare alla domanda originaria, gli investitori in questo momento sicuramente si preoccupano dell'inflazione, sicuramente si preoccupano di preservare i forti profitti realizzati negli ultimi anni, che come abbiamo visto sono sempre in qualche modo più collegati al comparto azionario, che avendo sempre gradi maggiori di volatilità comporta anche di dover fare delle scelte di allocazione. Che sono anche più legate sul timing piuttosto che sulla allocazione strategica. Questo sta diventando sempre più importante negli ultimi anni, dato che con l'immensa liquidità che crea più volatilità,
anche i portafogli richiedono una gestione leggermente più attiva per poter mantenere gli stessi risultati, sia in termini di stabilità e performance, di quanto poteva essere magari 5 anni fa, 6 anni fa. Ottimo, grazie mille. Federico Righini, Global Capital Group, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, buon lavoro.